Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Premetto prima di iniziare che sì, lo so, sto monopolizzando il canale sull'argomento, lo farò anche in futuro, ma sarei ipocrita se portassi altre cose perché effettivamente questi due titoli sono ciò che più mi interessa al momento, sono ciò su cui rifletto ed è ciò di cui voglio parlare. Oltre al fatto che chiaramente è l'argomento del momento e quindi... Siamo capiti, no? Ho deciso proprio in virtù di questo di aumentare la frequenza di video, di impegnarmi molto di più in modo tale che anche gli altri contenuti non debbano rimanere troppo indietro rispetto a questi, facendo sì che comunque la normale programmazione, seppur con qualche pecca, rimanga tutto sommato in piedi. Però non vi aspettate troppi video, giusto un video al giorno. No, perché sapete, io la dignità ce l'ho e quindi i video... li edito i video, non come... Vabbè. Detto ciò, quest'oggi, dopo aver parlato ieri della mappa di questa nuova regione che è Galar, parleremo degli starter e il titolo è abbastanza emblematico. Prima di insultarmi, ascoltatemi. Allora, si può dire senza che io venga insultato, senza che mi si venga a dire che non capisco un cazzo di Pokémon, che non seguo il brand, che questi starter mi fanno schifo? Ora... Ragazzi, anch'io aspettavo questo gioco da un sacco di tempo. Da 2 anni, da Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, ma forse anche da Sole e Luna, perché Ultra Sole e Ultra Luna sono stati abbastanza una chiavica. Tutti stavamo aspettando questo gioco, ma non è che se il gioco lo stavamo aspettando, allora appena esce è tutto rosa e fiori e non si può criticare. Anzi, il senso critico è quello, mi dispiace per tutti voi che non ce l'avete, che manda avanti la civiltà. Quindi se non volete accettare questa cosa, potete bellamente andare a fanculo. Ci sono cose molto positive di questo gioco, ci sono cose che invece mi hanno lasciato particolarmente perplesso ed altre che mi hanno invece deluso. Una delle cose che mi ha lasciato a metà tra il perplesso e il deluso è proprio questa, gli starter. Perché? Perché questi starter non hanno nulla di originale e sono semplicemente una cozzaglia di elementi vari che avevamo già visto in altri starter messi assieme in nuovi 3 Pokémon. E questo spiega quella frustrante sensazione di déjà vu che sia io che Luke abbiamo avuto guardando il trailer in diretta. Un altro elemento che è venuto fuori ad esempio è il fatto che questi Pokémon sembrano dei Fakemon, ed è logico che sembrino dei Fakemon perché sono proprio i Fakemon, cioè quei Pokémon creati dai fan, che prendono elementi da altri Pokémon e li mettono assieme in un nuovo design, peccando tutto sommato di originalità, come è giusto che sia visto che comunque non stiamo parlando di chi produce i Pokémon ma di terzi, e di conseguenza è logico che la produzione di un Pokémon segua moltissimo gli standard dei Pokémon già esistenti. Ecco, questo va benissimo per i Fakemon. Non va bene se a produrre questi Pokémon è Game Freak. Ora vi mostrerò i dettagli che mi hanno portato a concludere quello che vedete poi nel titolo. Partiamo da Grookey, che è sicuramente tra i 3 quello che è più scopiazzato da vari elementi di altri starter. Abbiamo la posa che è palesemente Froakie, è esattamente la sua stessa posa e adesso vedrete le immagini in confronto. Stessa posizione accovacciata, braccio sinistro alzato, braccio destro a terra, sguardo diretto verso la propria destra. Insomma, abbiamo pochi dubbi. Le foglioline che questo Pokémon ha in testa sono riprese da Turtwig, starter di 4ª generazione, mentre il pattern che questo Pokémon ha attorno agli occhi è preso e modificato, ma proprio quel minimo, quel tanto che serviva, da quello che presenta Rowlet. E questi sono solo i 3 dettagli più palesi a mio avviso, perché poi potremmo anche dire, estremizzando un po' la cosa, che la bocca di questo Pokémon ricorda molto il becco di Piplup, pensate un po', e il naso ha la stessa conformazione che è quella di Tepig. Non so se ora che vi ho detto queste cose vi rendete conto di quanto questo Pokémon assomigli a tanti altri starter, ma se non sarà Grookey a convincervi di quello che ho detto, allora Scorbunny dovrà darvi per forza il colpo di grazia. Ora, come è già stato notato da molti sul web, la posa di questo Pokémon è letteralmente identica a quella che presenta Chimchar. Piede sinistro alzato, piede destro a terra, braccia in orizzontale e un'espressione parecchio simile a quella di Chimchar, ma mai simile quanto quella che ora vi sto mettendo qua, ed è quella di Chespin. Ora, guardate se la bocca di questo Pokémon, se la bocca di Scorbunny non è identica a quello di Chespin. Quando dico che questi starter sono scopiazzati, intendo questo. Questa immagine riassume tutto. Questi 2 Pokémon hanno lo stesso identico dettaglio, nonché tra l'altro la stessa espressione. Lo starter d'acqua, ossia Sobble, che a quanto vedo è quello più apprezzato per il momento, è
allo stesso tempo ovviamente quello meno scopiazzato e con meno dettagli ripresi da altri Pokémon. Certo, la posa è simile a quella di Froakie, è accovacciato uguale, ma le braccia e l'espressione sono diverse. È stata notata con questo Pokémon una certa somiglianza con Mudkip per via della pinna che riporta in testa e di quella che riporta sul dorso, ma anche qui, sì, c'è una somiglianza, ma non è una somiglianza così palese come ad esempio i dettagli dell'espressione di Scorbunny. Insomma, sono dettagli simili ma anche trascurabili. Quello che voglio farvi capire è che non sono qui a cercare il pelo nell'uovo, non mi interessa tutto sommato. Quello che voglio dimostrare è come alcuni dettagli siano palesemente riciclati da design precedenti, tra l'altro sempre di starter, perché se volessi fare pignolo potrei anche dirvi ad esempio che le guancette di Sobble sono praticamente le guance di Pikachu cambiate di colore, e invece non è questo l'obiettivo. Tra i tre penso che Sobble sia quello un po' più originale degli altri, anche se tutto sommato ricorda comunque molto Froakie per concept. Purtroppo non sono l'unico tra l'altro a pensare questa cosa qua, anche parlandone con Luke e Fabio abbiamo notato che ci sono delle somiglianze forti con gli altri starter, e se ad esempio starter come quelli di quinta generazione e di settima non mi sono piaciuti molto per il design in sé, ma ciò non toglie che fossero sicuramente originali, beh, qui non possiamo dire la stessa cosa. Questi Pokémon non sono brutti, non fraintendetemi, non sono esteticamente brutti, è brutto il fatto che siano riciclaggi di altri Pokémon, e questo genera una sensazione di déjà vu che non è positiva a mio avviso. Nel video di domani, che sarà molto particolare, dirò che voglio dei Pokémon originali e non scopiazzati da altri concept. Benissimo, sono stato deluso da questi starter in questo momento, tranne che da Sobble, se devo essere sincero, che è quello in cui vedo meno somiglianze con gli altri starter. Non lo so, questo era un video particolare per dare un taglio un po' più critico alla questione, anziché fare il classico video dove dire: ah sì, questo starter sarà di tipo erba fuoco, acqua volante, uccello drago, che non è quello che voglio fare, perché lo stile del mio canale è uno stile critico, lo sapete, e se alle persone questo non va bene non ci posso fare assolutamente nulla. Alla fine si può dire che questi starter sono stati copiati? Ma forse no, forse non si può dire che sono stati esattamente copiati. Quello che è certo è che molti degli elementi presenti nel design di questi starter sono riciclaggi di altri elementi, e questa cosa a mio avviso non è positiva e non riesce a farmi apprezzare questi starter forse come avrebbe potuto. Alla fine, se dovessi dare un giudizio estetico qui sul punto, quello che mi piace di meno è Scorbunny, ma gli altri due li trovo anche abbastanza carini, semplicemente non originali. Forse il problema con Scorbunny è addirittura il fatto che sia bianco e che stoni un po' a livello di starter. Sapete, blu, rosso e verde, e qua invece abbiamo blu, bianco e verde. Però sono cose che, insomma, potrebbero anche cambiare con l'evoluzione. Il problema, secondo me, rimane questo fattore di originalità. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questo discorso, se avete altre somiglianze da dimostrare, oppure se avete degli argomenti per difendere questi starter, se avete delle motivazioni per cui questi starter vi piacciono, che siano valide e che non siano semplicemente creepy fai schifo. Condividetele, perché stiamo parlando del nostro brand ed è giusto discutere anche andando contro le opinioni degli altri. Quindi fatelo, commentate, 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 creiamo una sezione di discussione su questi starter che non sia una discussione del tipo "oh mio dio quanto sono pucciosi", ma una discussione critica. Detto ciò, io mi sono accorto che ho degli occhiali davvero sporchi, però dettagli, spero che questo video, a parte per i miei occhiali, vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate anche dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video.